Insoddisfatti per le promesse inadempiute dei vertici delle aziende acquedottistiche del territorio ed esasperati per la crisi idrica che continua a lasciare senza un bene di prima necessità intere famiglie e aziende, i membri del Comitato Acqua Pubblica tornano a pungolare ACA e Sasi affinché pongano fine allo stillicidio di disagi causati da continue chiusure e riduzioni idriche. A farsene portavoce è Emanuele Mancinelli, che si appella anche alla politica, chiedendo l'intervento della Regione e le dimissioni dei vertici di ACA e Sasi. Noi registriamo l'assoluta assenza, oltre che di alcune amministrazioni comunali che hanno issato bandiera bianca, hanno detto noi non possiamo fare niente, non possiamo intervenire, quando la competenza comunque è comunale, i comuni delegano queste società a fornire il servizio e sono soci e fanno parte del consiglio d'amministrazione. In più l'ERSI, cioè l'ente regionale, non sta intervenendo minimamente, perché l'ERSI può sostituirsi, il presidente della regione può e deve intervenire, e registriamo l'assoluta assenza di Marco Marsiglio e i componenti della giunta che hanno le deleghe di riferimento. Chiediamo alla regione di intervenire. Acqua sprecata e famiglie a secco. La regione assente, i comuni issano bandiera bianca, i cittadini sono esasperati. Intervenite o intervenga il governo centrale a questo punto. Ma l'ACA e la Sasi cosa vi hanno detto? Sempre scuse e non c'è assolutamente la volontà di condividere con i cittadini un percorso. Pensiamo che determinate persone che hanno responsabilità rassegnino le dimissioni, perché il risultato di oggi è frutto di mancata programmazione negli ultimi anni. La Presidente Brandelli ha annunciato che da fine settembre-ottobre si ultimeranno i lavori per ottenere prelievi dal fiume Tirino, ma le risorse idriche provenienti dal fiume Tirino verranno a loro volta sprecate, perché secondo l'ultimo rapporto di Confartigianato si registrano il 55% di perdite in provincia di Pescara e il 65% di perdite in provincia di Chieti, il 62% in provincia dell'Aquila, e quindi di conseguenza più che attingere ad altre fonti bisognerebbe prima riparare quello che c'è. Bisogna evitare di sprecare questa risorsa preziosa. Il surriscaldamento globale è noto a tutti quanti, l'acqua sarà sempre di meno anno dopo anno, non può essere sprecata, dobbiamo essere efficienti al 100%, questo chiedono i cittadini e questo ribadiamo noi del Comitato, ce ne facciamo portavoce.